scene di guerriglia urbana che ormai si ripetono da giorni. Gli agenti avanzano tra copertoni che bruciano, gli idranti entrano in funzione per liberare l'accesso all'impianto di Douchy-les-Mines, un deposito di carburante vicino alla frontiera belga, dove questa mattina all'alba la polizia in assetto antisommossa ha rimosso i blocchi dei lavoratori della CGT, il principale sindacato transalpino. Ormai in Francia il carburante scarseggia o manca del tutto in un terzo delle stazioni di servizio, una su cinque è chiusa mentre le altre sono prese d'assalto per fare il pieno o addirittura scorte con le taniche. La situazione è talmente grave che il governo ha autorizzato l'utilizzo delle riserve strategiche in grado di garantire rifornimenti per 4 mesi. Ma il sindacato ha bloccato l'intero ciclo produttivo, i principali porti dove attraccano le petroliere, le raffinerie, i depositi e infine le autocisterne. La protesta contro la nuova legge sul mercato del lavoro, simile al nostro Job Act, dilaga in tutto il paese, anche perché il governo l'ha fatta passare bypassando deputati e senatori. È un braccio di ferro dove nessuno può e vuole fare un passo indietro. Il sindacato CGT non può dettare le leggi al paese, la riforma del lavoro non verrà ritirata, ribadisce il premier Manuel Valls, che come Hollande sa bene che un eventuale passo indietro sarebbe come ammettere che l'esecutivo non è più in grado di governare. Così, assicura ancora Valls, non si tocca neppure l'articolo 2, quello più controverso, che riconoscerebbe una preminenza degli accordi aziendali su quelli di categoria. E nei prossimi giorni andrà peggio. Dal 31 maggio scatterà lo sciopero ad oltranza dei treni e del trasporto urbano. I primi di giugno si fermeranno anche gli aerei. Il tutto a pochi giorni dall'inizio degli europei di calcio, che la Francia vuole blindare schierando 72.000 agenti. Siamo pronti a qualsiasi evenienza, dall'attacco chimico alla presa di ostaggi, ha garantito il ministro dell'interno Cazeneuve.